Prima vittoria in campionato su un campo difficile contro una squadra forte come la Cremonese. La tua analisi sulla partita? Oggi è stata una partita difficile, ma lo sapevamo, a prescindere dal nostro percorso iniziale, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e strappare un risultato positivo servivano tutte le energie in campo, crederci in ogni pallone, così è stato, e poi dopo vieni premiato, oltre i meriti, tra virgolette, sul campo, perché loro hanno creato, ci hanno messo in difficoltà. Sinceramente, il secondo tempo, la sensazione che potevamo metterli in difficoltà anche noi l'ho avuta, perché i ragazzi hanno lavorato bene, ci hanno creduto, non hanno mollato. Nel primo tempo ci hanno costretto ad abbassarci, così è stato anche un po' nel secondo tempo, però abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo. L'organizzazione della Cremonese è oggettiva e siamo doppiamente contenti perché abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso un po' per demerito, un po' per episodi, proprio anche forse ce lo meritavamo nelle partite precedenti. Ora torniamo a Palermo, giocheremo in casa e mettiamo alle spalle questa partita e pensiamo alla prossima sapendo che il percorso è difficile e oggi la partita e la Cremonese ce l'hanno ricordata. Ingresso positivo di Insigne che ha realizzato il gol della vittoria dopo una grande azione condotta da Di Francesco. Ma ingresso positivo di tutti, ma quando la squadra c'è, chi entra trova beneficio da questo e chi entra ha le qualità poi per far bene. Sono contento per Valerio, un giocatore importante per questa squadra e lo ha dimostrato già oggi, è entrato, ha subito determinato nel gioco. Sono contento per Matteo perché ho giocatori bravi, li devo alternare fin quando riusciremo a trovare un equilibrio diverso e sono contento perché è entrato Roberto, Matteo, Salim. Devono accettare tutti che siamo una squadra. Roberto, la partita precedente, è uscito a fine primo tempo perché alla squadra, secondo me, mancava qualcosa, serviva qualcos'altro. E oggi Roberto aveva quello spirito giusto che l'ha permesso di credere su un pallone dove magari altri non ci avrebbero creduto. Questo deve essere. Sono sicuro che da fuori l'abbiano spinto tutti perché poi l'esultanza è stata clamorosa di tutta la panchina, quindi questo lo meritavano i ragazzi. È solo una vittoria, è la prima in campionato, però è contro la Cremonese, a Cremona, che credo sia tra le squadre più attrezzate di questo campionato. 1114 tifosi nel settore ospiti che hanno spinto la squadra dal primo all'ultimo minuto. I nostri tifosi sono encomiabili, devono sostenerci, devono crederci anche loro. Loro ci credono, ovvio che da noi pretendono, però sono convinto che se riusciremo a imboccare la stessa strada ci ritroveremo anche nelle difficoltà, perché oggi un po' di difficoltà le abbiamo vissute e le abbiamo superate. Grazie a tutti, grazie ai giocatori in campo, ai giocatori fuori, al nostro pubblico che si sentiva in trasferta e sarò felice di abbracciarlo in casa, saremo felici di abbracciarlo in casa e giocare davanti ai nostri tifosi in maggioranza. Da domani si torna a lavorare a Torretta per preparare la prima partita in casa contro il Cosenza. Sì, ora poche anni, non dobbiamo avere ansie né da prestazione né da risultato, sarà la prima in casa, una partita importante, ma come del resto tutte, giochiamo con una squadra che ha iniziato bene, una squadra che ha messo in difficoltà nelle prime partite tutte, quindi ha battuto la Cremonese, quindi sappiamo le difficoltà che ci sono dietro l'angolo, sappiamo che nelle partite precedenti abbiamo fatto partite diverse e abbiamo subito magari quando non meritavamo e quindi dobbiamo prepararci al meglio mentalmente, perché mettere alle spalle questa partita, prendere il positivo, ma pensare alla prossima. Roberto, a Cremona vittoria importante, la prima in questo campionato. Sì, una vittoria importantissima, è arrivato su un campo difficilissimo con una grandissima squadra. Siamo stati bravi a non mollare e a portare a casa il risultato. Dopo quello di Parma in Coppa Italia, un altro gol decisivo dopo una bella azione di Di Francesco. Sono molto contento per questo, pure perché aiuta la squadra in un momento di difficoltà, però sono contento più per la vittoria, per il collettivo che per me stesso. Che emozione è segnare sotto il settore ospiti gremitoli, tifosi rosanero oggi ben 1114. È una bellissima sensazione, una bellissima emozione, perché comunque come ogni partita ci seguono in tanti e stanno sempre al nostro fianco, quindi per noi giocatori è un orgoglio avere dei tifosi così. Da domani si pensa al Cosenza, domenica all'esordio a Renzo Barbera. Sì, domani prepariamo la partita con il Cosenza, dove non sarà una partita facile, ma giocheremo in casa nostra davanti al nostro magnifico tifosi e speriamo di fare un'ottima prestazione.